Allora, questo è uno degli argomenti che siamo pronti a trattare con un graditissimo ospite. Tra l'altro, credo che sia ospite per la prima volta nei nostri studi, quindi il benvenuto è doppio. Il senatore Antonio Azzollini, buon pomeriggio, grazie per aver accettato il nostro Grazie a invito. voi per avermi invitato. Allora, io credo che quest'ultimo argomento trattato dal ministro Fitto e che ha sicuramente un richiamo nazionale molto importante, che è quello delle primarie all'interno del PDL, possa essere il primo spunto per fare questa chiacchierata con lei, che poi approderà anche alle questioni attinenti al Francesco Padre, insomma, in rappresentanza appunto della città di Molfetta di cui lei è sindaco. Partiamo dal PDL e quindi primarie nel PDL? Ma sì, mi paiono uno strumento molto utile per affermare un processo di democrazia sempre più profondo nel PDL. Quindi ben vengano, se ci sono, ben vengano. D'altra parte è necessario che la classe dirigente del PDL mostri la sua simpatia con la gente che ci vota e quindi mi paiono uno strumento molto utile. Questo è il confronto in ambito nazionale, ma in ambito territoriale, arrivando in Puglia, le questioni sono altre che creano un po', tensione, diciamo, nella compagine politica e, una di queste è l'aumento dell'IRPEF. Allora, uno dei consiglieri regionali del PDL, notizia di poco tempo fa, di pochi minuti fa, ha chiesto che il presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola, ne riferisca in consiglio regionale. Lei che cosa pensa? Ahimè, non mi meraviglio che i conti della Regione Puglia siano disastrosi, lo so bene. Uno, purtroppo i supermercati, anche di Molfetta, sono pieni di un brutto cartello. Non si accettano i buoni pasto della Regione. Il mercato, mi pare, già dica qualche cosa sull'ottimo Vendola. Per di più, ho appena licenziato un manifesto al Comune di Molfetta nel quale affiggo la lettera della Regione Puglia che già mi preannuncia che per 2 anni non c'è i soldi per pulire i litorali. Per fortuna il comune di Molfetta li risparmia e li usa. Quindi non sono per niente stupefatto, anzi è una logica conseguenza di un cattivo governo delle finanze regionali. La cosa che mi preoccupa è che questo appesantisce ulteriormente la situazione per tutti i cittadini. È un momento nel quale, come è noto, il governo nazionale tenta di andare verso una riforma fiscale e quindi verso un uso rigoroso delle finanze pubbliche, ma intanto tagli di spesa che consentano di nuovo un riavvio dell'economia. In Puglia si fa esattamente il contrario. E credo che, insomma, purtroppo le cose continueranno a non andare bene. Per quel che riguarda noi saremo oppositori convinti, leali e fieri come al solito, ma nel contempo ci auguriamo che invece di appesantire ulteriormente le tasse per i cittadini, il presidente Vendola cominci per esempio, col ridurre le spese di rappresentanza che sono molto cospicue per quel che riguarda il suo governo. Senatore, lei ha assoluta dimestichezza con numeri e bilanci, ma davvero ritiene che la Puglia sia a rischio default economico, cioè di bilancio? Davvero la Puglia rischia di fare la fine di altre nazioni europee come la Grecia e quindi finire ai ferri corti con le banche, con i Guardi, debiti e guardi, quant'altro? Dica la guardi. verità, non faccia No, solo no, 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 lei, propaganda lei mi, politica. no, no, no. Io credo, ahimè, che questo governo sia ben avviato, questo governo della Puglia, di Nichi Vendola. Però la Puglia è ancora una grande regione. Voglio dire, nei bilanci della regione Puglia ci sono tutte le possibilità per sterzare. Perché i meccanismi economici sono sempre come il volano. Sono duri da avviare, ma poi rapidamente possono produrre gli effetti. Il problema dell'ottimo Vendola è che non sa come riavviarlo il volano e continua anzi ad assecondare il movimento vorticoso dall'altra parte. Questo mi Ma preoccupa. secondo lei questa crisi, può essere solo finanziaria e non economica e causata dal patto di stabilità imposto dal governo nazionale? No, i patti di stabilità non sono innanzitutto imposti dal governo nazionale perché a sua volta il governo nazionale ha il Deve suo patto di rispondere. stabilità. Come è noto, sono imposti dall'Europa in particolare. Ora, non ci trinceriamo dietro i patti di stabilità.
che alcune cose, in particolare per la spesa per investimenti, vadano riviste, queste sono d'accordo. Ma qui non si tratta della spesa di investimenti, si tratta della spesa corrente. Direbbe lei, soldi che, lo dico così, in molfettese, via così lo capiamo, che si struscino inutilmente, cioè che si consumano inutilmente. Che si spendono inutilmente. Ecco così, grazie per la traduzione che lei mi ha fatto, ma trattandosi della traduzione ho preferito dirlo così, così ci comprendiamo. Gli investimenti invece sono i soldi che si spendono per il futuro. Dunque le giovani generazioni a cui a parole il governatore della Puglia tiene molto, in verità sono le più vessate dalla sua politica, perché l'investimento è il futuro. A proposito di investimento, invece, cambiando argomento e ponendo la domanda al sindaco di Molfetta, non possiamo non sottolineare invece il cospicuo investimento che il comune di Molfetta ha messo in campo per le operazioni ispettive. Ne abbiamo parlato fino a pochi minuti fa, per far luce sul mistero, sulla misteriosa vicenda dell'affondamento del Francesco Padre. E questa è stata una notizia ampiamente divulgata dalla stampa. Credo che da parte sua tutta questa collaborazione vada in due fronti. Il primo è quello di far luce su questa tragica vicenda. La seconda, me la immagino, ma penso che lei mi dirà di sì, è quello di ridare dignità alla marineria molfettese. Sì, mi scuserete se il tono cambia con questa domanda, perché la polemica politica è bella, fa parte della vivacità. Qui siamo purtroppo in una vicenda molto diversa. Guardi, io devo dire che un molfettese purtroppo ha nel DNA la questione dei caduti in mare. Abbiamo la più grande marineria d'Italia, in questo momento 1100 uomini solcano i mari di tutto il mondo e purtroppo gli incidenti accadono. Speriamo non accadano mai, ma purtroppo accadono. La vicenda del Francesco Padre ha una cosa in più. Quando accadde si disse che potevano esserci delle armi, sì, a bordo di quel morto peschereccio. Sì. Da quell'attimo, sono passati 17 anni, la mia convinzione profonda è che quella notizia fosse sbagliata. Il mio scopo dell'agire in questo campo è uno solo: accertare la verità, certo, e restituire la dignità a quegli uomini, ai loro familiari, all'intera marineria di Molfetta. Per questo ogni sacrificio, lo dico senza retorica, ci è lieve, perché si tratta non soltanto e prima di tutto di 5 uomini giù, ma soprattutto di dire che sarà accaduto qualsiasi cosa, non lo so, ma è necessario accertare la verità. Ho detto, è tutto molto difficile. Io cominciai questa battaglia nel 1997 con varie interrogazioni parlamentari. Oggi è il 2011. Giù nel mare, un motopeschereccio di legno, non sappiamo in che condizioni sta. Ma se c'è una sola possibilità, certo, su un milione di accertare la verità, noi dobbiamo fare tutto il possibile. Per questo ringrazio in particolare la Procuratura della Repubblica di Trani, il suo capo, il dottor Capristo. Ringrazio tutte le altre istituzioni che stanno collaborando, la Marina Militare, il Nucleo Speciale della Marina Militare, la Direzione Marittima, tutti insomma quelli, perché insieme questa deve essere, se posso dirlo, una bella pagina per le istituzioni. Sì. Tutti insieme dobbiamo collaborare per accertare la verità. La verità. Questo è tutto. Io, guardi, in un ambiente giornalistico, non sono affezionato a ciò che si è giornalisticamente detto. Mi basta che si accerti la verità. Per questo facciamo ogni sacrificio. Noi siamo fieri della nostra marineria e se queste indagini porteranno all'accertamento di una verità, quella che essa sia, per noi sarà motivo di orgoglio avervi contribuito. Andiamo, prima di salutarla, nella nostra redazione, alla postazione web, c'è Mariella Vitucci che ci chiede la linea.
Sì, Anna Maria, è perché sono arrivati molti commenti a proposito dell'accertamento delle verità, non soltanto riguardo all'affondamento del Francesco Padre, ma anche a proposito di altri misteri risolti, i cosiddetti cold case che poi vengono riaperti. E quindi a proposito del Francesco Padre c'è Vito che ci dice, credo che il segreto e la ragione di Stato abbiano prevalso sulle povere famiglie dei nostri lavoratori del mare. C'è Flo che dice, mi domando perché, troppo costoso il recupero, si voleva coprire qualcosa, non vedo altre motivazioni. Ancora Antonio, riporto un esempio, la strage di Ustica, perché hanno impiegato tanti anni per riportare alla luce il relitto dell'aereo? Credo che il Francesco Padre possa nascondere segreti che non si dovevano scoprire. Questa è l'opinione dei nostri internauti che ovviamente guardano a questa notizia, leggono questa notizia come uno dei misteri d'Italia e credo che insomma, la vostra presa di posizione, che il Comune di Molfetta con queste decisioni vada in quella direzione giusta. Mi consente dire, lo ripeto, io non sono un dietrologo, non so che cosa c'è, sì, non lo so. Non possiamo gridare al complotto, questa è la verità, al momento non si può gridare al complotto. Osservo che viene riaperta un'inchiesta, il Comune di Molfetta per le ragioni che ho detto è pronto, ha già fatto, ma è pronto a fare tutto ciò che è necessario per l'accertamento della verità. E proprio la mia fiducia in tutte le istituzioni è il segno. Sono certo che alla fine raggiungere una verità ed io sono altrettanto convinto che restituirà la dignità e l'onore alla Marina di Molfetta e serenità ai familiari dei caduti che vanno ricordati sempre in maniera assoluta. Assolutamente sì, sono d'accordo con lei. Io la ringrazio un'altra domanda. Scusami, di quelle che faccio io, per tanto conosco il senatore, lui me ne fa fare queste domande. Ma è vero quello che Berlusconi ha dichiarato, che dice anche all'interno del partito mi stanno preparando il funerale perché c'è questo avvicendamento? Lei che ne sa di questo? No, non è vero, no. E poi io gli ho detto, io sono un uomo di mare. Sto sulla barca di Berlusconi e rimango con lui. Benissimo. È un comandante e sa ciò che deve fare. Noi contribuiamo al partito a dare il nostro parere, la nostra opinione, ma lunga vita a Silvio Berlusconi. Questo è quello che diciamo anche noi, ci mancherebbe. Ma l'arrivo di questi giovani Alfano che vogliono... No, non... Arrivano. Arriva. Se per questo anche insomma, quelli che vanno via e creano altre situazioni, scaglioni. Queste sono le domande che mi piacciono. Io credo molto. Devono sapere i telespettatori che io sono un grande estimatore di Antonio Stornaiolo. Sì, anch'io del senatore. Per una ragione che dico sempre, lei me lo consentirà. Pochi sanno che far piangere è molto semplice, far ridere è molto più difficile e ha molta professionalità incorporata. Antonio Stornaiolo è uno di quelli che ha la comicità vera, grande, italiana, e per questo lo stimo. Grande, esagera, senatore. Molti, in realtà molti ridono di me, non per me o con me, e questo io lo so. Comunque, grazie veramente. Io so che lei spende tantissimo tempo per la politica, adesso fuori da qualsiasi metafora, poi può essere di uno schieramento, di un altro, ma Azzollini è l'esempio dell'uomo politico che dalla mattina alle 7 alla sera alle 11 fa politica a tutti i livelli. Questo è già un merito. La verità. Dalle 8. Dalle 8. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, grazie di tutto.